vince la finale Zante, Iapasseri e Lamversa. Vincere tre pali nel giro di una settimana si può, è accaduto a sestiere di Porta Iapasseri, abbinato a Zante e Anversa degli Abruzzi, che si sono aggiudicate rispettivamente la Giostra d'Europa e dei borghi più belli d'Italia. Continua la festa per il sestiere di Piazza Santa Monica, che solo domenica scorsa aveva alzato il palio della Giostra di Sulmona, una vittoria centrata dopo 16 anni. Il 2018 ha portato bene. A trascinare Iapasseri, Zante e Anversa alla festa è stato il cavaliere Alessandro Scoccione, alla sua seconda vittoria in Piazza Maggiore, che ha avuto la meglio su Olnano, Borgo di Santa Maria della Tomba e Bugnara. Una botta in più che poi è risultata decisiva. È la mia seconda vittoria in questa piazza, ma è sempre un'emozione nuova, ha commentato a caldo Scoccione, mentre il capitano del sestiere Iapasseri, Antonio Cinque, è stato accerchiato dai suoi sostenitori. Assolutamente sì. L'euforia del momento. Beh, vincere tre pali dopo 16 anni è tantissimo. È una gioia incredibile, già anche l'altra volta avevo vinto l'Europea e ogni anno è un'emozione nuova, veramente, ogni giostra è un'emozione nuova. Grazie a tutti che mi hanno permesso di partecipare, grazie. Io penso che vada fatto uno sforzo maggiore in direzione della partecipazione dei comuni dell'Interland. Ce la metteremo tutta, quest'altro anno sarà l'anno dell'impegno importante, cercheremo al massimo di impegnarci durante l'anno con il comune e con i comuni vicini. È un momento in cui i valori dell'Europa entrano nella nostra città e devono essere ispiratori un po' per tutta l'azione di questa amministrazione, ma di tutta la città. E dobbiamo essere uniti, cioè un'occasione come la giostra che fa sì che questa città diventi meta di turisti, di stranieri, che ci dovrebbe rendere pieni di orgoglio. La giostra cavalleresca, il nostro piccolo borgo, ha l'opportunità di farsi conoscere, cioè di promuovere la bellezza del suo territorio, il paesaggio, le tradizioni, la cultura, la storia. E per me stare qui a Sulmona è stare tra amici, quindi è una seconda casa che abbiamo sicuramente adottato come Sulmona ha adottato noi. Emozioni e applausi per le 7 delegazioni europee che sono convenute a Sulmona, arricchendo l'imponente corteo storico, apprezzatissimo dal folto pubblico presente, più lungo le strade della città che sulle tribune di Piazza Maggiore, dove la gente però non è mancata. L'ultimo atto della giostra ieri con l'esibizione di tutte le delegazioni applauditissime fino a quando sono scattati i balli di gruppo.